com o coração à Diocese de Leiria Fátima, ao Santuário de Nossa Senhora, hoje. Saúdo os peregrinos que ali rezam, saúdo o Cardeal Bispo, saúdo todos, todos unidos a Nossa Senhora, que nos acompanha neste caminho de conversão diária a Jesus. Que Deus vos abençoe. Neste maio, assinalado tão duramente pela pandemia que assola toda a terra, na procissão até ao altar do recinto, incorporam-se representantes daqueles cujo serviço todos queremos reconhecer e agradecer. Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, bombeiros e membros de instituições de solidariedade social de acolhimento aos idosos. Todos, bem como aqueles que acompanham, a quem servem e de quem cuidam, todos estão na oração que nesta hora dos corações de todo o mundo se erguem para Nossa Senhora de Fátima. Cantemos os louvores da Virgem Mãe.
Fátima é a história de um coração de mãe que se oferece como refúgio e caminho aos filhos, a quem diz, como a pequena Lúcia, que se via sozinha no mundo, ao saber que o Francisco e a Jacinta morreriam, vítimas da pandemia. Não desanimes. Em poucos momentos da história da humanidade, ao longo do último século, se justificou tanto como neste maio escutar e entrar no coração de Maria. Um coração imaculado que pode legitimamente oferecer-se como caminho para Deus, porque no coração de Maria tudo é o Filho. Nada mais há que Jesus, o único caminho que nos leva ao Pai. Por isso ela nos conduz à celebração da Eucaristia. Por isso pode ser cantada como o trono da graça. Vinde confiantes e cantemos. A palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado no meio de nós e de o recebermos em comunhão, nós queremos antes de mais preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor, atento e disponível, tal como o coração imaculado de Maria. Por isso mesmo começamos a nossa celebração reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores, invocando a graça do Senhor, do perdão do Senhor, sobre todos e cada um de nós.
Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Gloria in excelsis Deo.
oremos. Deus de infinita bondade, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe. Dio di infinita bontà, che ci hai dato la madre di tuo Figlio come nostra madre, concedici che seguendo i suoi insegnamenti e con uno spirito di vera penitenza e preghiera possiamo lavorare generosamente per la salvezza del mondo e per l'espansione del Regno di Cristo. Colui che è Dio con voi nell'unità dello Spirito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. O templo de Deus abriu-se no céu. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Thank you.
Na segunda leitura, que ouviremos em italiano, Paulo convoca os Efésios à esperança. Deus escolheu-nos e faz-nos seus filhos em Cristo. Abençoa-nos e chama-nos a ser santos na caridade. Lettura dalla prima lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine.
Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz do meio da multidão. In quel tempo, mentre Gesù diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, Blessed is the womb that carried you and the breasts at which you nursed. He replied, Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Verbum Domini. Salve, men misericordia. Neste dia, neste tempo de incerteza e de dor, salve, madre di misericordia. Como mãe de misericordia. In questo giorno, in questo tempo di incertezza e dolore, invochiamo Nostra Signora come madre di misericordia. Neste grande dia, 13 de maio, per la prima volta nella storia dal 1917, in questo grande giorno del 13 maggio, non può stare qui oggi. Il tuo popolo amato, Signora, venuto da più diversi angoli del mondo, non può essere qui, in gran numero, bloccato dai rischi della salute pubblica. Confina nas nossas casas all'improvviso
Qualcosa che neanche potevamo immaginare ci confina nelle nostre case e ci priva dei momenti più desiderati e affettuosi della vita, come questo che viviamo ogni anno presso di te, o tenera madre. Forse realizzare con recinto fechato. E perché gli faltano è possibile che molti pensino che questo pellegrinaggio sia triste perché si realizza con la spianata chiusa e perché gli mancano le grandi moltitudini e il colore degli anni anteriori. Senza negare un coefficiente di tristezza e di dolore, sappiamo che tutto concorre al bene. Come dice l'Apostolo Paolo ai Romani, che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. In questo senso, forse stiamo imparando com'è un pellegrinaggio allo stato puro. Il pellegrinare con il cuore, il pellegrinaggio interiore, nel percorso più intimo della nostra vita, con la compagnia spirituale della Madre Celeste, che porta ciascuno a incontrarsi con Dio Santo e Misericordioso. Con conosciuto e amato cantico do aver. È vero che qui nella spianata non c'è la moltitudine di devoti che salutano Nostra Signora con il canto dell'Ave Maria di Fatima. Già ella foi al nostro coração, às nossas casas. Ma prima di decidere di venire al santuario, lei era già nel nostro cuore, nelle nostre case. E ci attratti a lei. Oggi è lei che ci apre le porte di questo santuario, dal quale esce spiritualmente come pellegrina per farsi prossima delle nostre vite, delle nostre case, e portarci la consolazione del suo cuore materno, come fece nella visita alla casa della sua cugina Elisabetta. Noi crediamo, Signore, che tu fosti inviata dal Dio della misericordia in questo luogo benedetto per essere vicina a noi, ad accompagnarci in tutte le situazioni della vita, dalle nostre case e dal nostro cuore, con la semplicità di figli. Osiamo manifestarti le nostre preoccupazioni e paure, le nostre ferite e lacrime, la nostra fiducia in te. Con pazienza, cara madre, ascolterai i nostri lamenti, piangerai con noi, soffrirai con le nostre sofferenze, e troverai nel cielo, che è il tuo cuore, la consolazione appropriata per coloro che adesso si sentono fragili e in pericolo e per chi parte senza il conforto dei suoi e senza poter loro dire addio. Coloro che qualche volta si sentirono veramente pellegrini in questo luogo benedetto sanno molto bene che mai, dopo un incontro con te, si allontanano da qui vuoti. Tu, carissima mamma, sempre ci aiuti a guardare avanti, sempre ci dai la medicina spirituale che ci cura e pacifica, sempre ci offri il profumo dell'amore di Dio, sempre ci inviti alla fede rinnovata in Cristo, nostra via, verità e vita. Noi sappiamo che tu sei nostra compagnia in questi giorni difficili.
e che vogliamo riceverti nella nostra casa, come l'Apostolo Giovanni e come i santi pastorelli di Fatima. Come il 13 maggio del 1917, anche oggi la Signora così bella ci è presentata nella prima lettura con l'immagine della donna vestita di sole che irradia la luce di Dio, che ci invita a vedere la nostra vita e la storia del mondo alla luce della fede e invita alla fiducia nel trionfo del bene e della vita sul male e la morte. Come mulher humilde, no meio do povo. A sua volta il Vangelo di oggi la presenta come donna umile in mezzo al popolo, esempio di fede per ascoltare e compiere la parola di Dio, seme di vita nuova e di santità in Cristo. La parola di Dio ci motiva poi ad attualizzare il messaggio di Fatima di speranza e di pace e di appello alla conversione. È possibile ricominciare con speranza. Di fatto, la luce della fede ci aiuta a vedere il lato positivo della crisi, delle notti oscure, perché ci dice che anche in queste notti ci sono stelle di riferimento, o come qualcuno scrive, ci sono cose che si imparano meglio nella quiete ed altre nella tempesta. La fede ci aiuta a leggere e comprendere i segni dei tempi nell'ora presente, con uno sguardo rinnovatore e di speranza. Poco fa vivevamo con un'immensa fiducia nel potere scientifico, tecnico, nel potere economico finanziario, pensando talvolta di essere immuni a qualsiasi epidemia. Se questa venisse, subito si incontrerebbe una soluzione rapida. Ma insperabilmente un virus imprevedibile, invisibile, silenzioso, capace di contagiare tutto e tutti, pone il mondo intero a vacillare. Sentiamo tremare la terra sotto i nostri piedi. Tutte le nostre agende e programmi sono caduti come un castello di carte. Subito sono stati necessari piani di contingenza e di emergenza per far fronte a questo flagello globale. È una situazione drammatica e tragica, senza precedenti, che ci invita a riflettere sulla vita. In primo luogo, ad andare all'essenziale, perché molte volte ci dimentichiamo quando la vita va bene. Mette a nudo e rivela la vulnerabilità e la fragilità della nostra condizione umana. Alle volte sembriamo così tremendamente forti e siamo così tremendamente fragili, vulnerabili. Ci portano a pensare sul senso della vita. Perché vivo? Per chi vivo? Sulla possibilità e realtà della morte, della nostra propria morte e quella dei nostri cari.
scala di valori che orienta le nostre ci obbliga a ripensare alle nostre abitudini, al nostro stile di vita, alla scala di valori che orienta la nostra vita. Non si può vivere solo per consumare. Collocano sperante il grande mistero ultimo della vita e dell'umanità che noi credenti ci pone davanti al grande mistero ultimo della vita e dell'umanità che noi, i credenti, chiamiamo Dio e noi cristiani chiamiamo il Dio di Gesù Cristo. Tutto questo, fratelli e sorelle, esige una riflessione interiore, spirituale, e anche l'apertura del nostro cuore a Dio, tanto dimenticato, ignorato e marginato. La pandemia è una chiamata alla conversione spirituale più in profondità, una chiamata ai fedeli cristiani, ma anche a tutti gli uomini e le donne, che sono sempre creature di Dio. Una vita migliore nella nostra casa comune, in pace con le creature, con gli altri, con noi stessi, con Dio. Una vita ricca di significato richiede una conversione. Chiediamoci dunque se abbiamo tempo per Dio, se gli diamo il posto che Egli merita nel nostro cuore e nella nostra vita. La nostra vulnerabilità e fragilità ci fanno sentire uniti a livello umano, perché il virus oltrepassa tutte le barriere geografiche e tutte le condizioni sociali, economiche, gerarchiche, ricchi e poveri, grandi e piccoli, letterati o illetterati, nessuno è immune. Ci sentiamo uniti e appartenenti a una umanità comune, nella fragilità, ma anche uniti nella fraternità e nella solidarietà. E ci rendiamo conto che la nostra libertà può essere esercitata solo nella responsabilità e solidarietà, che siamo interdipendenti e solidali gli uni con gli altri, e per questo ci salviamo tutti insieme o affondiamo tutti insieme. E un'altra cosa abbiamo scoperto: quanto è importante la famiglia come supporto umano e spirituale, come piccola chiesa domestica in tempi di isolamento. La pandemia, con la lunga interruzione della vita normale, porta terribili conseguenze economiche, sociali e lavorative. Sta già generando una pandemia più dolorosa, quella dell'estensione della povertà, della fame e dell'esclusione sociale, aggravata dalla cultura dell'indifferenza e dell'individualismo. Il virus dell'indifferenza è sconfitto solo con gli anticorpi della compassione e della solidarietà. Come cristiani non possiamo rimanere indifferenti, guardare a lato. A questo proposito ci interpella la visione della piccola Santa Giacinta,
comunicata a Lucia. Non vedi tante strade, tanti sentieri e campi pieni di persone che piangono di fame e non hanno niente da mangiare. E il Santo Padre in una chiesa, davanti al cuore immacolato di Maria, in preghiera, e tanta gente in preghiera con lui. È una situazione che già batte alla porta delle Caritas diocesane e delle varie parrocchie. Ma come lembra il Papa Francisco, è necessario anche un. E suona il segnale di un grido di allarme. Ma come ci ricorda Papa Francesco, è necessario un impulso di solidarietà che orienti una risposta mondiale davanti all'annunciata spaccatura del nostro sistema economico e sociale. Ascoltiamo le domande impegnative del Papa. E cito: saremo capaci di agire responsabilmente di fronte alla fame che patiscono tanti, sapendo che c'è cibo per tutti? Continueremo a guardare dall'altra parte con un silenzio complice dinanzi a quelle guerre alimentate da desideri di dominio e di potere? Saremo disposti a cambiare gli stili di vita che subissano tanti nella povertà, promuovendo e trovando il coraggio di condurre una vita più austera e umana che renda possibile una ripartizione equa delle risorse? Adotteremo come comunità internazionale le misure necessarie per frenare la devastazione dell'ambiente o continueremo a negare l'evidenza? La globalizzazione dell'indifferenza continuerà a minacciare e a tentare il nostro cammino. Che ci trovi con gli anticorpi necessari della giustizia, della carità e della solidarietà. Fine della citazione. Cari fratelli e sorelle, desta peregrinação interior de 13 de maio. Tutti questi aspetti ricordati fanno parte della nostra, del nostro pellegrinaggio interiore, di questo pellegrinaggio interiore del maggio 2020. Questo è ciò che ci chiede Nostra Signora di Fatima oggi: la conversione. E per concludere, queremos agradecer-te esta peregrinação interior. Madre cara, vogliamo ringraziarti per questo pellegrinaggio interiore, per la luce, la speranza, la consolazione, il conforto, la pace di Cristo che porti nelle nostre case e nei nostri cuori. Oggi compi tu il cammino dell'andata, il cammino del ritorno. Lo faremo noi quando supereremo questa minaccia che ce lo impedisce. Torneremo, sì, torneremo. È la nostra speranza e la nostra promessa oggi. Torneremo insieme qui in ringraziamento per cantare: siamo venuti qui, Madre cara,
per consacrarti il nostro amore. Un'omelia intensa, forte, bella, quella pronunciata dal cardinale Antonio Marto in questo 13 maggio 2020. Un'omelia che ci ha portato a riflettere su quanto stiamo vivendo, cercando di andare al nocciolo di ciò che siamo quotidianamente. E ora rinnoviamo la nostra fede. Yeah.
irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai por intercessão da Virgem Santa Maria, que em Fátima apareceu a três crianças e lhes ensinou a mensagem evangélica. Sorelle e fratelli, preghiamo Dio Padre per intercessione della Beata Vergine Maria, che è apparsa a Fatima ai pastorelli e ha insegnato loro il messaggio evangelico del cambiamento di vita, cantando con confidenza. Santa Igreja, esposa de Cristo, para que acolha como a Virgem Mãe a palavra divina e como ela conserve o ardor da per la Santa Chiesa sposa di Cristo, affinché accetti la divina parola come la Vergine Maria e come lei preservi l'ardore della carità, preghiamo per l'intercessione di Maria. Por todos nuestros hermanos que en todo el mundo se enfrentan a las consecuencias de la actual pandemia, para que nuestra Señora los ayude. Per tutti i nostri fratelli che affrontano le conseguenze dell'attuale pandemia in tutto il mondo, affinché la Madonna li aiuti e li consoli, come ha fatto con i santi pastorelli, preghiamo per l'intercessione di Maria. Per il nostro Paese e per le nazioni di tutto il mondo, perché vedono nascere una nuova terra dove non ci sia più la morte, né lutto, né miseria, preghiamo per intercessione di Maria. For those who live the great mystery of suffering, that the courage of the Virgin Mary at the foot of the cross may strengthen. Per coloro che vivono il grande mistero della sofferenza, affinché il coraggio della Vergine Maria ai piedi della croce possa rafforzare e sollevare la loro speranza, preghiamo per l'intercessione di Maria. Pour les chrétiens qui pleurent et ceux qui chemaient tristement, pour qu'ils sentent la protection de la Mère. Per i cristiani che piangono e per quelli che camminano tristemente, affinché sentano la protezione della Madre di Dio che Gesù, il Salvatore, ci ha donato come madre. Preghiamo attraverso Maria. Für alle, die nach dem Vorbild der Jungfrau Maria im Glauben voranschreiten, dass der Heilige Geist sie lehre. Per tutti coloro che avanzano nella fede seguendo l'insegnamento della Vergine Maria, che lo Spirito Santo insegni loro a imitare Cristo, l'immagine perfetta a cui modellarsi. Per l'intercessione di Maria preghiamo. Za wszystkich, którzy w czasie obecnej pandemii działają na rzecz łagodzenia cierpienia innych, aby zachęceni postawą świętej. Per tutti coloro che durante questa pandemia lavorano per alleviare la sofferenza degli altri, in modo che incoraggiati dall'atteggiamento dei santi pastorelli siano pronti a dedicarsi a Dio per la salvezza di tutti. Preghiamo per l'intercessione di Maria. Todos os peregrinos que nos acompanham pelos meios de comunicação social,
perché si offrissero sempre al Signore. Per tutti i pellegrini che ci accompagnano attraverso i mezzi della comunicazione sociale, affinché possano sempre offrirsi al Signore come i santi pastorelli e trovare nel cuore immacolato di Maria il rifugio e la via che conduce a Dio. Preghiamo per intercessione di Maria. Senhor, nosso Deus, que nos lembrais sem cessar a mensagem do Evangelho. Signore nostro Dio, che ci ricordi costantemente il messaggio evangelico, insegnaci a pregare e a cambiare la nostra vita, in modo che il vecchio mondo scompaia e lasci il posto ai nuovi cieli e alla nuova terra. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria. Per questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo nella festa della Beata Vergine Maria, perdona benignamente i nostri peccati, Signore, e guida i nostri cuori sulla via della santità e della pace. Dominus vobiscum. Et vos spiritu tuo. Sursum cordo. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos pela morte de Cristo, gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevado à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os teus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Thank you.
Sanctus est, Domine, fons omnis sanctitatis. Et ergo dona quesumus spiritus tu errore sanctifica, ut novis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Jesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregi, deditque discipulis suis dices, accipite vinducate ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro nobis tradetur. Similimodo postquam cenatum est, accipiens et calicem iterum gratias agens, dedit discipulis suis dices, accipite et vivite ex eo omnes, hic est in calic sanguinis mei, novi et aeternae testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterio de fe. Anunciamus tempora vossa morte, proclamamus ad vossa resurrezione. Vite, Signor Jesus. Memore exigitur resurrex mortis et resurrectionis aios. Tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignos avuisse a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipso et cum ipso et in ipso, et tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti,
Omni Domini honoret gloria, per omnia saecula saeculorum. Ensinamentos do Salvador, ousamos dizer. Dai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo lhe dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados. Olhai antes à fé humilde e confiante de toda a vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Amen.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Todos os que acompanhais esta transmissão como peregrinos pelo coração, é também pelo coração que sois convidados a comungar. Faça cada um ato de fé na presença real de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, no pão eucarístico. E deseje intimamente a comunhão. É o Jesus escondido, como diziam os pastorinhos. Exemplo e mestra da comunhão espiritual é Santa Jacinta Marto, há 100 anos precisamente, vitimada pela pandemia. Ela viveu e morreu a desejar comungar, sem nunca o ter chegado a fazer. Como ela, diga-lhe cada um que gosta muito dele e o ama muito. E dê graças, à espera do dia em que membro da Assembleia reunida na comunidade poderá comungar sacramentalmente.
Magnificat canta com um olhar de gratidão e esperança as maravilhas que Deus realiza em Maria e em todos os que são humildes, como os pequeninos pastorinhos de Fátima. É um hino de confiança em Deus. Cantemo-lo neste tempo que chama os corações à confiança no Senhor. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna. Concedi, o Signore, che il sacramento che abbiamo ricevuto porti alla vita eterna quanti proclamano la Santa Vergine Maria, madre di tuo Figlio e madre della Chiesa. Come sempre in questo momento della celebrazione viene esposto il Santissimo Sacramento. Yeah.
exposto ao nosso olhar, realmente presente no sacramento da Eucaristia sobre o altar, Jesus Cristo, nossa Páscoa e nossa paz. Adoremos em silêncio, em nome do mundo que grita pela sua bênção. La guida ha invitato tutti noi a pregare in silenzio davanti a Gesù solennemente esposto su questo altare, la sua è presenza reale. Questa immagine in questo giorno del 13 maggio, un giorno fra l'altro meteorologicamente parlando grigio, triste, questa immagine ci porta con il cuore al 13 maggio che hanno preceduto questo del 2020. I pellegrini non sono presenti, non hanno fatto pellegrinaggio a piedi, ma sono spiritualmente uniti perché hanno fatto il pellegrinaggio del cuore. Cristo.
de Fátima, chamada altar do mundo, Deus faz-se bênção para o mundo. Abri os vossos corações à bênção do Santíssimo Sacramento, onde quer que vos encontreis. Particularmente vós, os que vos encontrais doentes e todos os que sofreis. La Fátima, chiamata altare del mondo, verrà ora impartita la benedizione con il Santissimo Sacramento, con un'attenzione particolare agli ammalati e a quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Sub sacramento mirabili passionis tua memoriam reliquisti tribue quesumus ita nos corpus. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Ed ora il cardinale Antonio Marto imparte la benedizione con il Santissimo Sacramento. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar,
Bendito o Espírito Santo, Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Dirijam a saudação aos peregrinos das diversas línguas que temos aqui presentes espiritualmente conosco. Saluto di tutto cuore i cari fratelli e sorelle pellegrini di lingua italiana, in particolare tutti quanti sono duramente colpiti dalla pandemia. La Madonna di Fatima vi sia sempre vicina, accanto a ognuno di voi, accanto a ogni famiglia. Vi benedica e vi accompagni sempre con il suo aiuto materno, e vi dia la forza, vi dia a tutti la forza per superare questa prova. Sia lodato Gesù Cristo. Saluto con grande affetto i nostri hermanos e hermane peregrinos de lingua spagnola, de Spagna e di America Latina. Che Nuestra Signora os bendiga e os accompagni sempre. Sia lavato Gesù Cristo. Ganz herzlich grüße ich alle Pilger deutsche Sprache, die Mutter Gottes, unsere liebe Frau von Fatima, begleite und behüte sie auf allen ihren Wegen. Gelobt sei Jesus Christus. Je salue très cordialement tous les pèlerins de langue française. Notre-Dame de Fatima vous bénisse et vous accompagne toujours. Louis soit Jésus-Christ. I cordially greet all the English-speaking pilgrims. May Our Lady of Fatima bless you all, your families and your countries. Praised be Jesus Christ. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Niech Bóg wam błogosławi. Serdecznie pozdrawiam Słowaków. Pochwaleni budi Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam Hrvatske hodočasnike, hvaljen Isus a Marija. Srdečne vitam potniki c Česke Republiki, hvala Kristu a Marija. Pozdravljam drage Romarije iz Slovenije, Fatimska Marija vas blagoslavlja. Srdečno priven
função de bispo e de pastor. Agora, de modo particular, porque sois crianças que, com a vossa vivacidade, rezam. E rezam a Nossa Senhora e aos pastorinhos pela humanidade enferma e doente. E peço-vos que continueis a rezar. Pelo menos 3 Ave Marias, não? Cada dia, a Nossa Senhora. Porque, como dizia o bom Papa João XXIII, um dia sem oração é como um céu sem estrelas ou como um jardim sem flores. Caros amiguitos e amiguitas, vou-vos dar uma notícia um pouco triste. Este ano não podemos realizar a peregrinação das crianças no dia 10 de junho, como era costume. E vós estáis a adivinhar o porquê, porque, como vedes, não podemos fazer esta grande peregrinação com a presença da física dos peregrinos por causa de evitar o risco do contágio. Eu não quero que vocês, meus caros amiguitos e amiguitas, apanhem o contágio da pandemia e fiquem doentes, mas o santuário já está enviado. O cardinale sta salutando i pellegrini in lingua portoghese, ha invitato i più piccoli a pregare almeno con 3 Ave Maria ogni giorno, perché diceva che una giornata senza la preghiera, e citava Papa Giovanni Vigesimo III, è come un cielo senza stelle o un giardino senza fiori. E ancora la triste notizia che quest'anno non si potrà realizzare il pellegrinaggio dei bambini che solitamente si tiene il 10 giugno in occasione della festa dell'Angelo del Portogallo. Quindi il cardinale invita a coltivare l'amicizia con Gesù, con la Signora, con Nostra Signora di Fatima all'interno anche delle nostre famiglie. Quero desejar também que Nossa Senhora vos abençoe, abençoe as vossas famílias e vos acompanhe sempre ao longo dos vossos caminhos com o seu auxílio materno e vos defenda desta pandemia. E agora, uma surpresa muito agradável. No meio, enfim, desta tristeza, de alguma tristeza, uma surpresa muito agradável. Nosso querido Papa Francisco lembrou-se de nós, enviou-nos uma mensagem muito linda para esta ocasião e para este momento que eu vos vou ler. Queridos peregrinos de Fátima, por força das circunstâncias, a 13 deste mês de maio, não vos será possível cumprir na forma habitual a peregrinação até à Cova da Iria. Sei, porém, que aí vos encontrais igualmente, embora apenas de alma e coração. E a razão é simples. Um filho, uma filha, não se pode ver longe da mãe e clama por ela. A confiança que lhe inspira é tal que basta a sua companhia para cessarem todos os medos e inquietações, abandonando-se a um sono tranquilo logo que se vê no regaço dela. Com estas minhas palavras, queria apenas tranquilizar-vos a respeito da companhia que vos faz a Nossa Mãe do Céu. Hoje, conseguimos, através apenas da alma e do coração, fazer a ligação à Virgem Maria. E somos limitados. Tão limitados, tão pequeninos, que um inesperado vírus pôde facilmente transtornar tudo e todos. Nossa Senhora é pequenina, como nós, abandonando-se a Deus
e ele engrandeceu-a, fazendo a mãe sua e nossa. Hoje, gloriosa em corpo e alma, toda ela é um coração materno, ocupado e preocupado em restabelecer a sua ligação conosco e a nossa ligação com Deus. Não esqueçais a sua promessa de 13 de junho de 1917. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. A Deus, ela confia todos e cada um de vós, desde os zeladores do Santuário de Fátima, que hoje nos personificam e representam a todos aos pés de Nossa Senhora, à semelhança do apóstolo João no Calvário. Mulher, eis o teu filho. E pela casa dentro entrou-lhe todo o mundo, até aos doentes, pobres e abandonados, sem esquecer os profissionais e voluntários empenhados a servi-los. Uma oração particular peço a vós, enquanto vos seguro a minha. Bom Deus vos abençoe e Nossa Senhora de Fátima vos guarde e proteja. Roma, 8 de maio de 2020, assinado Francisco. Trata-se de uma carta autógrafa, cheia de afeto e cujo afeto do Santo Padre por nós queremos agradecer do fundo do coração. Il cardinale Antonio Marto ha letto questo messaggio che il Papa ha scritto di suo pugno l'8 maggio scorso, manifestando la sua vicinanza, come del resto aveva fatto questa mattina durante l'udienza generale, al popolo portoghese, a questo santuario dedicato alla Madonna di Fatima, che lo vide presente esattamente 3 anni fa per canonizzare i pastorelli Francesco e Giacinta Marto. Todos vós que acompanhastes esta celebração como peregrinos pelo coração, ajudados pelos meios de comunicação. Aqui fica o santuário, à vossa espera, mal as condições o consintam e do modo que o consintam. Como casa da mãe, esta é a vossa casa, a casa de todos os filhos de Deus, de todo o mundo, como se manifesta nas bandeiras de tantos países que se incorporam na procissão de regresso à capelinha. São de todos os continentes, como de todos os continentes seriam os... La casa del santuario, la casa di Maria, è la casa di tutti i figli, la casa di tutto il mondo, come ci ricorderanno le bandiere che saranno presenti nella processione che accompagnerà l'immagine di Nostra Signora di Fatima dall'altare d'Oresinto alla cappellina delle apparizioni. Antes da despedida, come è costume,
Sono le 13:15 ora di Fatima, le 13:15 scusate ora di Roma. Dicevo, sono le 13:15 ora di Roma, 12:15 ora di Fatima. Esattamente 103 anni fa, come in questo momento, la Bianca Signora appariva, si mostrava a Francesco, Giacinta e Lucia. Il cardinale ha invitato a fare un momento di silenzio per consacrarsi personalmente al cuore immacolato di Maria. Madre cara, vogliamo ringraziarti per questo pellegrinaggio interiore, la luce, la speranza, la consolazione, la pace di Cristo che porti alle nostre case. Oggi compi tu il cammino dell'andata, il cammino del ritorno lo faremo noi quando supereremo questa minaccia che ce lo impedisce. Torneremo. È la nostra speranza e la nostra promessa. Torneremo insieme qui. In ringraziamento per cantare. Siamo venuti qui, Madre cara, per consacrarti il nostro cuore.
Con l'antifona mariana del tempo pasquale della Regina Coeli si conclude questo collegamento che ci ha visti insieme questa notte 12 maggio con la veglia in preparazione al ricordo del 103° anniversario della prima apparizione e poi questa mattina con la processione. Santa Messa presieduta dal cardinale vescovo di Leiria Fatima Antonio Marto. Una celebrazione alquanto singolare perché non erano presenti pellegrini fisicamente, lo erano attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Non un pellegrinaggio fatto con i piedi, ma un pellegrinaggio fatto con il cuore. Belle le parole del cardinale durante l'omelia che ci ha invitato una volta di più a riflettere sul momento, sul tempo che stiamo vivendo. Affidiamo a Maria tutte le nostre famiglie, tutti i nostri bambini, tutte le persone anziane, tutti coloro che sono stati segnati da questa malattia. Contiamo di tornare a Fatima tra un mese, il 12 e 13 giugno, e con questa immagine la statua della Madonna che viene posta nel luogo preciso dove 103 anni fa si mostrava i tre pastorelli, con queste immagini chiudiamo il collegamento con Fatima, con la Cova d'Airia, augurando a tutti voi un buon proseguimento con i nostri programmi.